Emozioni, sorrisi e piacere di danzare. È quanto vissuto nel corso degli esami di danza da allieve e allievi della Scuola di Danza Olimpia. Quest'oggi di emozione ce n'è tantissima, veramente. È da parte nostra, ma soprattutto anche da parte loro. Perché comunque si tratta sempre comunque di un esame. L'esibirsi davanti a Cristina Grigorova per loro è grandissimo motivo di tensione. Ma ce la stanno facendo. Poi si sa, gli esami fanno parte della vita, quindi questo è anche un percorso formativo che li aiuterà nella loro vita futura. Sono molto molto felice di essere ritornata, comunque con questa scuola ho una conoscenza ormai che risale a tantissimi anni, perché prima anche mia mamma, la signora Margherita Trajanova, prima ballerina dell'Opera di Sofia, è venuta qua per tantissimi anni a seguire i ragazzi, quindi con i suoi racconti già ero un pochino dentro alla realtà di questa scuola, una realtà molto importante di Crotone, insomma una certezza. Un ritorno alla normalità dopo le restrizioni dettate dalla pandemia. Finalmente, dopo questi due anni un po' complicati, siamo riusciti nuovamente a riprendere le lezioni. E la felicità che si vede anche nelle bambine, anche nelle ragazze, è motivo di gioia, quindi sono felice che finalmente siamo ritornati comunque quasi alla normalità. Soddisfazione un po' per tutti, per la scuola, per noi che siamo ritornati finalmente a vivere un pochettino di pseudo normalità. A noi piace tanto ricordare sempre che questo è un ambiente proprio di famiglia, si lavora molto, molto di squadra, non lavoriamo singolarmente e questa è una cosa bella per tutti quanti, per le ragazze e per noi. Per me è un piacere lavorare qui a Crotone e con la Scuola Olimpia perché c'è sensibilità e voglia di crescere, perché la danza ha necessità di ambienti sensibili per poter stimolare i ragazzi. Mi trovo benissimo, è un piacere lavorare con loro e mi seguono con soddisfazione. Finalmente questo è un grande segnale di ripartenza e siamo felicissimi di esserci con l'energia giusta finalmente. Le ragazze sono state bravissime, hanno ritrovato l'energia giusta, noi siamo felicissimi e siamo pronti per concludere l'anno poi con il saggio e salutarci alla grande.